interrogati, prati, valente e voi. Voli 8. Prati, bravo. 7 e mezzo. Valente, la storia va studiata. 4. Silenzio! Good morning! Good morning! Right, sit down everybody! And today we're going to be doing a dictation. Scusi professoressa, io dovrei fare il compito al computer perché sono dislessico. E me lo dici ora, Voli? Prepara l'occorrente. Oh, guarda, usai il computer, poverino. Aiuto. Fashionable. Will people ever stop wearing... refuse to use fur in their products? Such as Ava Mendes. Come on, guys, stop messing around. Sì, anche il gabbiano scagazza anche lui. Guarda chi c'è, il penna. Non ti ho ancora insegnato a usarla. Ehi, Voli, tutto a posto? Stata presa, son bolle di sapone, parole urlate al vento, ma scoppiano in te, ti rialzerò. Guardate, c'è il piccione. Ehi, Voli, addio a casa, fallito. Ehi, Voli, se Superman non fallito, secondo me è fallito. Ehi, Voli, almeno le scarpe te le sai arrangiare. Con voi non vado? Che è successo? Come mai sei mezz'ora di tanto?
Sì? Dottore, c'è Kevin? Sì, falla entrare. Kevin, togliti la maglietta. Lunghi respiri. Tossisci di nuovo. Ti fa male qui? E qui? Kevin, rivestiti e vai in sala d'attesa. Buonasera signora. Buonasera. Sì, sì. Guardi, le ferite di Kevin non sono molto gravi, e non ha lesioni interne, però ha subito dei traumi abbastanza forti. Senta, io sono veramente preoccupata. Cioè, Kevin non parla più, è in uno stato strano, sembra in un altro mondo. Signora, la capisco. Facciamo un passo per volta. Ora fisserò un appuntamento con la psicologa del Lussemburgo e lei vi aiuterà molto. Vieni, Kevin. Cominciamo dall'inizio. Come si è creata questa situazione? Quello che è successo a suo figlio è veramente terribile. Farò tutto ciò che è necessario per risolvere questa situazione. La ringrazio. Ma che cosa è successo a Kevin? Sinceramente non ho capito bene. Ma che parlate di mio fratello? Io so che c'era qualcuno a guardare e non hanno fatto niente. Ragazzi, bisogna fare qualcosa. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Oh, via cellulari, subito. Questo è il maresciallo Lippi. È venuto per interrogarvi sulla faccenda di Kevin. Ora vi interrogherò uno a uno. Allora, tu non sai niente. Che è successo ieri in palestra? È successo in palestra ed erano in tre. Ne sono sicura. Questo atteggiamento non è consono in questo momento. Riassumendo, erano in tre, in palestra e l'hanno picchiato a sangue. Puoi dirci qualche nome? Io non so chi c'era, ma mi hanno detto che in tanti sono stati a guardare. Eppure guarda, io conosco i genitori e sono brave persone. Senti. Ti dico, tale padre e tale figlio. Ciao Kevin, alla prossima volta. Arrivederci. Mamma, entra. Sono contenta che Kevin si sia aperto con me, è una cosa positiva. Perché vorrei riuscire a fare qualcosa subito per mio figlio, perché non lo posso più vedere così. Signora, la capisco. Sono cose lunghe, però qualcosa si potrebbe già fare. La psicologa mi ha appena detto che possiamo fare qualcosa per Kevin. Perché non prendiamo un cagnolino? Dai, per favore, non dire di no. È per la pet therapy. Dai, gli farebbe bene davvero, lo aiuterebbe. Va bene. Ciao, buongiorno. Piacere, Linda. Piacere. Ciao, bella. Linda, piacere, Linda. Piacere, Marco. Marco. Piacere, Marco. La posso accarezzare? Sì, però guarda, metti la mano così e ti chini giù così. Importante pettinarla, che ha il pelo lungo. Quando la portate fuori, portatevi dietro sempre l'acqua.
Te ti piace lo stemmentolino? Sì, amore. No, India, ora no, dai. Kevin, posso sedermi lì? Allora dai, andiamo anche noi. Guardate, ha fatto lo schema. Me lo potresti far vedere? Così, passo? Anche a me. Kevin, perché non vieni qualche volta a karate con me? Ma non lo so. Dai, dai, una volta sola, dai. Ok. Bene. Un orologio, togliere. Capelli, legare. E ginocchio diritto, piede diritto. Sette. Cucchiaio, rullo per metterci in volta respirazione. Otto. Parata, pensa parata. Attacco, pensa attacco. Di nuovo. Sono così contenta di come hai affrontato questa situazione. Lo sai che parlare con i genitori subito è fondamentale. Sei stato bravo. Grazie, mamma. Dammi. Dov'è la mamma? Ora arriva. Certo, la situazione è molto delicata, però sono convinta che si risolverà tutto per il meglio. Dottoressa, io la ringrazio. Quando attacchi, pensi poco di attaccare. Troppo pacifico. Pacifico va bene, ma non troppo. Questo deve essere indistruttibile. Indistruttibile. Chiudi la mano, appoggia di là. La mano sul posto. Bene. Ragazzi, non abbiate paura di avere l'idea giusta o di agire. Stare a guardare è come stare dalla parte di chi ha avuto l'idea sbagliata. Aiutare chi è in difficoltà non è mai una cosa di cui vergognarsi. Anzi, quando non sei soli a dover superare gli ostacoli, questi non sembrano più inaffrontabili. Perché gli amici, quelli veri, che ci sono nel momento del bisogno, sanno mostrarti la luce alla fine del tunnel. Fanno la differenza. Abbiate l'idea giusta e andatene fieri. Che appena